È tempo di educazione ambientale per gli studenti delle scuole elementari, medie e superiori di Torino e del territorio metropolitano. Un percorso sui temi dell'impatto del cambiamento climatico, sulle risorse idriche e sulle problematiche legate alla cosiddetta impronta idrica, all'incremento del consumo di acqua connesso alla crescente produzione di beni e servizi. Sono i contenuti del progetto CLIC 2, la scuola cambia il clima. Hydroaid è un'associazione che nasce nel 2001 per promuovere la sostenibilità idrica e tutte le materie collegate. Ha iniziato un percorso nell'ambito dell'educazione, quindi rivolto agli studenti, nel 2014 con una prima iniziativa che si chiamata Percorsi di Sostenibilità, per poi arrivare 2 anni dopo alla prima edizione di CLIC, la scuola cambia il clima, che ha coinvolto 800 studenti delle scuole primarie di Torino e comuni limitrofi, e adesso nel 2018 appunto abbiamo iniziato proprio questa settimana la seconda edizione di CLIC, la scuola cambia il clima, coinvolgendo tutti i 3 gradi di istruzione, quindi scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado, e oggi qui al Politecnico si parla di impronta idrica con il primo incontro con gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Il tutto grazie alla collaborazione tra la città metropolitana di Torino, il comune di Torino, Politecnico, Cinema Ambiente e il museo Acome Ambiente, oltre all'associazione Volumbright che si occupa di comunicazione sociale. Sono oltre 1000 gli studenti coinvolti, con 48 classi in rappresentanza di 21 scuole dei 3 gradi di istruzione. Le prime attività dedicate alle scuole superiori hanno preso il via venerdì 9 novembre presso le aule del Politecnico di Torino. La cosa importante per noi insegnanti e all'interno di questo progetto è stata sicuramente la possibilità di incontrare altre realtà. Quindi Hydroaid è diventato un punto di contatto per arrivare al Politecnico, a Città Metropolitana, a SMAT, per far sì che i ragazzi incontrino anche quello che è la realtà che li circonda, e quindi possono parlare di sviluppo sostenibile, di impatto delle loro azioni sull'ambiente e confrontarsi con qualcuno che ha già studiato questo, che all'interno di questo lavora. Oggi cercheremo, attraverso una lezione teorica prima, di passare qualche concetto fondamentale relativo all'uso dell'acqua in agricoltura, soprattutto perché è il settore più impattato. E dopo faremo invece un gioco dove cercheremo di far capire agli studenti come, attraverso il commercio internazionale di beni alimentari, nascano delle interazioni tra le risorse idriche dei vari paesi nel mondo. L'evento conclusivo del progetto, CLIC 2, si svolgerà tra il 31 maggio e il 5 giugno del 2019, nell'ambito della 22ª edizione del Film Festival di Cinema Ambiente.